Oggi inaugurazione appunto del nostro nuovo campo sportivo Aldo Moro, che abbiamo rigenerato in toto con il nuovo manto sintetico, un investimento che abbiamo voluto fare come amministrazione, uno per garantire ai nostri ragazzi di avere una struttura al passo del tempo, ma due anche per fare in modo che si possano innescare sistemi anche economici, come ad esempio il turismo sportivo, che già in questa stagione abbiamo appunto visto con diversi ritiri. Il nostro è un territorio che si presta particolarmente, abbiamo la fortuna di avere già diversi posti letto, ma soprattutto un territorio che permette alle squadre nel periodo estivo di poter appunto svolgere i ritiri, quindi ci candidiamo ad essere una nuova meta per il turismo sportivo. Oltre a questo, ovviamente, oggi la prima partita della nostra squadra, della SD Castro Vigianello, quindi il ringraziamento va a tutta la società, alla FIGC che ci è stata vicina in questi mesi per arrivare fino a qui ed oggi, e quindi alla società il mio in bocca al lupo, alle squadre, una polisportiva che è anche sinonimo di unione e compattezza di una comunità che guarda verso il futuro con tanto entusiasmo, ed è quello che il campo appunto ha rigenerato. Ma sono molto contento per aver partecipato ad una manifestazione che ha nella sua essenza la socialità, la capacità di far stare insieme le persone, i ragazzi e anche le persone più adulte. Un campo sportivo in erba, struttura sportiva che dovrebbe avere ogni comune della nostra Italia. Finalmente possiamo calcare nuovamente l'Aldo Moro. Abbiamo vissuto negli anni dei momenti veramente difficili, abbiamo attraversato un periodo abbastanza complicato dove abbiamo gettato il cuore oltre l'ostacolo, abbiamo cercato di mantenere attivo la nostra associazione sportiva con una scuola calcio e calcio a 5, purtroppo il calcio a 11 ha dovuto subire una battuta d'arresto, però ce l'abbiamo fatta. Che dire, oggi è un giorno bellissimo per chi ha vissuto questo campo quando la struttura era come non è adesso. Niente, è bellissimo ripartire dalla seconda categoria, ma al di là di questo siamo un gruppo, una società, tanti giocatori, è una bella cosa che sta ripartendo a Vigianello, che già c'era comunque con il calcio a 5, il settore giovanile, che è stato ampliato con la juniores e la seconda categoria. Dico soltanto che è un sogno, godiamocelo tutto, me lo godrò in veste d'allenatore. Giornata molto bella qui a Vigianello, mi fa piacere dell'invito che ho ricevuto sia per quanto riguarda la società di calcio, ma in particolare per il sindaco, persona che devo ringraziare, perché quando nasce un impianto di questa propria struttura fatta così bene è veramente un piacere, che ci riconcilia con il sociale, con il calcio, perché gli impianti sportivi sono i contenitori principalmente per le attività, ma raggruppano anche le azioni sociali e tutta l'immagine del paese, quindi è veramente un qualcosa di bello, un impianto fatto per bene dove spero che molte persone lo apprezzino come per i sacrifici che è stato fatto dall'amministrazione. Ci godiamo questa bellissima giornata perché Vigianello, questa comunità, questa società può inaugurare questo bellissimo campo. Noi, come sapete tutti, siamo una polisportiva dove ci siamo messi insieme, e se oggi siamo qui dobbiamo ringraziare soprattutto a persone che a titolo gratuito, come tutti quanti noi che lo facciamo veramente con il cuore, con la passione che abbiamo dentro, ci troviamo qui perché veramente è stata una cosa bellissima, diciamo.